sì, un buon vantaggio. Diciamo troppo ottimista, perché veramente averla vista sfumare in tutti i modi gli anni scorsi, ok, che no, ora è un suicidio, cioè devi dimenticarti di giocare a pallone. No, perché hai ragione, d'altronde sono 17 punti, quindi vuol dire 22. Almeno 22 punti al no, vuol dire che tu hai 5 partite di vantaggio, ne mancano 10. E c'è solo uno scontro diretto. 17 punti sono, vabbè, dai, 6 partite. Lazio sta in Coppa dei Campioni. 6 partite sono un mese e mezzo. Ti dovresti fermare un mese e mezzo e gli altri dovrebbero vincerle. E tu non non vinci più con nessuno. Visto che gli altri non mi sembra che stanno a vincere tutti, anzi. È bello pure pensare che tutto sia arrivato da dove era finito, perché poi il rigore di De Vrij avviene nello stesso punto dove ci fu quel rigore a Lazio-Inter, sì, a parti inverse, sotto la stessa curva. È bello pensare che da dove era iniziata la serie, visto che la Lazio l'ultima partita l'ha persa con l'Inter, ieri invece ha vinto alla grande, quindi un po' tutto torna, è un po' un cerchio che si chiude, sia le vittorie che il gesto di De Vrij. Ma io sottolineerei anche le proteste dell'olandese, mai visto protestare in 4 anni di Lazio, veramente è stata una scena veramente pietosa, sinceramente. Poi per carità, in generale ci può sempre stare la protesta, però un giocatore come lui, che non si era mai reso protagonista di episodi del genere, secondo me rende l'idea di come abbia accusato poi il clima ostile che l'Olimpico gli ha riservato, giustamente. No, pure troppo tenero è stato, il pubblico. Era fischio, se non si può nemmeno fischiare. No, nel senso, è lecito. Sì, la vittoria della Lazio nasce il 20 maggio, quando decidemmo di scartare l'olandese per prendere sicuramente un difensore all'altezza di questa squadra. E come hai detto te, si è chiuso il cerchio in curva sud al secondo tempo con un calcio di rigore dell'olandese volante. Sì, alla fine tutto torna. Lui si è autoscartato più che altro, perché la Lazio ci ha tentato. Dobbiamo ringraziarlo allora, perché comunque, signori, abbiamo preso un difensore che... Sì, magari. No, non lo metterei nemmeno in grande uomo. Non lo metterei nemmeno a paragone, certo, sì, assolutamente. Una tecnica sopraffina, quindi... Le parole a me che mi hanno colpito ieri sera è quelle di Milinkovic alla fine della partita, quando gli hanno chiesto come fosse cambiata la partita tra il primo e il secondo tempo. Il mister ci ha fatto i complimenti per il primo tempo, ci ha detto solo: aumentate un po' la qualità sotto porta, andate a giocare. Sono parole che... No, vabbè, lì è freddezza. Il primo tempo, in effetti, a parte il risultato, la Lazio ha fatto un buon primo tempo, quindi giustamente Inzaghi si è complimentato, perché poi l'Inter occasioni nel primo tempo proprio non ricordo, ma qualche contropiede l'ho avuto, ma sì, il fatto che l'Inter è quella, gioca in questo modo, gioca in questo modo, pericolose, qualche cosa pericolose, però comunque la difesa della Lazio è... Sì, cioè, sì, che fa comunque con Luca che Martinez, non è gli ultimi due arrivati. No, anzi. Sì, poi la mossa di ieri di mettere comunque Immobile su Brozovic, ispirata forse pure dalla partita. Dai, 6 e mezzo a Brozovic. No, Pagelle, l'ho letto. No, l'ho letto anch'io. È stato immenso. Pagelle ridicole. Per tutto, come sempre. Pagelle ridicole, no, ieri Luca Sleva migliore in campo, al di là del fatto che non si è reso protagonista nei momenti cruciali del gol, però è stato perfetto. Sì, vabbè, ovunque, onnipresente. Molestando che secondo me sul gradino superiore ieri ci sta, sapete che io comunque ogni tanto lo critico, perché secondo me è un giocatore che vale tanto, ma ieri Milinkovic c'è stato veramente... Lo metti al primo posto? Sì, assolutamente sì. Diceva Marco, gli ultimi 10 minuti ha giocato lui contro l'Inter, e ogni giocatore da Lazio, comunque dal portiere pure al massaggiatore, cercava di mandare il pallone a lui, perché in quel momento ci avrebbe fatto qualsiasi cosa, e ci ha fatto qualsiasi cosa. Beh, anche dei sombreri, sì, vari. La cosa più bella di Milinkovic... Ha giocato pure in una posizione un po' diversa rispetto all'altra partita. Milinkovic ha giocato un po' più a ridosso degli attaccanti. Anzi, nella partita l'abbiamo detto con il nostro amico Paolo, dico, direi che oggi tutti a preoccuparsi di Luis Alberto sarà la partita di Milinkovic, infatti alla fine poi... No, ma poi quelle decisive contro Juventus e Inter esplode Milinkovic, quindi poi... E ogni volta che segna si vince qualcosa. Oltretutto, sono sempre decisivo, quindi poi giustifica la valutazione da top player in Europa nel suo ruolo, è il migliore, c'è poco da fare. Proprio consacrato.
No, la cosa più bella, l'immagine più bella ieri è di Milinkovic-Savic, ma poi la cosa che mi ha emozionato più di tutti ieri è, rivedendo poi gli highlights, è il fischio finale e l'esultanza di tutti quanti i giocatori. Cioè non c'era un'esultanza moderata di tutti gli undici in campo, e vedere comunque Milinkovic che comunque è un... Tutti, e vedere Milinkovic in lacrime su, in ginocchio, è stata veramente un'immagine bellissima. Deve essere... Avremmo detto tantissime volte, questa dice lunga su come il gruppo e ragazzi, ieri c'è stata un'altra cosa molto importante. La Lazio ieri ha preparato la partita, e questo sarà quello che succederà da qui in avanti tutta la settimana, mentre l'Inter non l'ha potuto preparare. Non perché questo toglie qualcosa alla Lazio, alla partita, però secondo me è fondamentale poi prepararla nell'arco di 7 giorni, una partita così importante, rispetto a chi comunque deve inframmezzare con partite nella semifinale di Coppa Italia. Quindi da qui in avanti... Beh certo, sicuramente c'è questo vantaggio di giocare una volta a settimana, anche se insomma se... sì, per come si sta mettendo magari sì, è un vantaggio, però a me per come stiamo giocando dispiace ancora di più non vedere la Lazio in Europa League. No, infatti no, io pure sono di questo avviso qui, assolutamente qui. Così penso che avrebbe fatto benissimo pure in Europa League. Assolutamente, cioè, sono sulla tua stessa lunghezza d'onda. La coperta che è corta, i viaggi, le trasferte, tutto quanto, bisogna fare delle scelte. Io oggi comincio a pensare che forse, non dico proprio a tavolino studiata, però... Da dopo Lazio-Atalanta si è accorto che c'era quel... Dici di no? Sì, sì, no, per carità. No, sì. Non volontariamente, sì. Non credo che lasci niente al caso, tant'è che ancora reclami la sua partita. Cioè, glielo chiede, continua a dire. Dico assolutamente che giocato in finale, quello vince a Napoli, continua a dire. No, dico assolutamente sì, pure sull'Europa League, assolutamente. No, ma non è un discorso più che altro di fisico, ormai penso che... Questa squadra è concepita e costruita sotto un certo punto di vista dalla mentalità che ha acquisito. Ha una mentalità da grande squadra, lucidità durante la partita in ogni momento della gara, cioè nel senso vai sotto con l'Inter in uno scontro così importante, non ha perso la testa, a testa bassa ha continuato a produrre calcio, a giocare e ha aspettato il suo momento. Poi quando è arrivato il gol di Milinkovic-Savic tutti eravamo un po' intimoriti, perché la Lazio ha fatto subito il 2-1, mancavano ancora 30 e passa minuti, quindi stavamo tutti un po' su... Ma poi da quel momento a me in mente mi è venuto: questo è il tipo di partite che vuole fare questa squadra, perché vai a vedere pure col Parma, gli ha fatto il gol e comunque sia poi si è concentrata a non prenderlo. È una squadra mentalmente solida, in campo non ti lascia niente, cioè è entrata secondo me in un loop che adesso come adesso qualsiasi avversario ha sulla sua strada cerca di farne in un suo boccone. E da Lazio-Atalanta qualsiasi ostacolo comunque negativo l'ha superato con questa testa qui, veramente. Anche i gol al 93esimo, al 94esimo, i 3 gol all'Atalanta, comunque ha continuato a macinare il gioco sapendo che comunque qualcosa di positivo avrebbe fatto a fine partita, quindi la consapevolezza di essere più forti dell'avversario. Beh, non sì. Spavaldi, il prossimo turno arriva il Genova. Genova che storica bestia nera della Lazio. Sì, sono molto preoccupato. Sì, sì, assolutamente sì. Antonio lo soffre più del Genova, come lo era la Juventus all'Olimpico, il Milan San Siro, il Napoli. Speriamo bene, davvero. I quindi... gol del Immobile all'Inter, Rocchi che ne sono tante. No, è perché la temo questa partita, l'ho sempre detto pure nelle puntate precedenti del Nido delle Aquile, che comunque è stata sempre una partita che poi a conti fatti a fine campionato ha fatto un po' perdere l'obiettivo Champions, perché poi è di quello che si parlava negli anni scorsi alla Lazio. Quindi allora, adesso siamo tranquilli. Quindi sì, almeno sotto quel punto di vista, però poi chissà, insomma, però no, ma a prescindere da quello, comunque è qualcosa che va sfatato anche per proprio una questione di differenza tecnica. Ok, vabbè, volevo usare una via della diplomatica, vabbè, Alberto, senza mezzi termini. Sì, diciamo che mi posso associare a questo pensiero, però a prescindere da quello, proprio c'è la voglia di vincere comunque contro squadre che sono sulla carta nettamente inferiori, quindi comunque ecco, certificarla questa cosa, perché negli anni scorsi poi regalando questi 3 punti
te li perderli così per strada, ecco, ti lascia tanto rimpianto, ecco, quindi questo è quello che mi auguro. Poi al di là di tutto, ovviamente, ovvio, è una preoccupazione, diciamo, relativa. Poi le preoccupazioni sono state ieri sera al derby, le partite contro il Napoli, quelle sono le partite che, diciamo, almeno per quanto mi... l'abbiamo sfatato, si è fatto male bande. Esatto, ho sentito sì, questa notizia, quindi sempre, beh sì, un ex avvelenato a quanto pare, non so quanti poi recupereranno, stavo leggendo che c'è più di qualcuno. No, ma al di là dell'avversario, al di là dei giocatori, questa squadra adesso oggi ha avuto un turno di riposo, da domani deve lavorare, si deve concentrare, perché ormai la partita più importante è sempre quella a ridosso, la prima che si va a affrontare, quindi adesso la partita con il Genoa, una finale, la Lazio la deve affrontare al massimo delle energie, al massimo delle forze, perché deve continuare questo cammino, deve vincere assolutamente, lo deve fare con tutti i mezzi a disposizione, lucidità, rabbia, agonistica, quello che vogliamo. Però al di là di tutti questi discorsi, la squadra deve continuare a macinare a testa bassa, andare avanti e continuare su questa strada, perché si sta facendo qualcosa che manco noi ce ne stiamo rendendo conto, quindi bisogna continuare su questa strada e sono contento che stiamo vivendo questo momento. Intanto Ciro Immobile, non l'abbiamo ricordato, col gol di ieri sale a quota 26, che comunque è un numero importante perché mancano ancora tantissime partite, grazie al Lazio Page, dove sono raccolte tutte le statistiche sulla Lazio, sulle partite, sulle stagioni. Praticamente Ciro Immobile, maggior numero di gol di un singolo campionato di Serie A. Ciro Immobile con i 26 gol attuali, già è secondo in classifica, solo Hernan Crespo ne ha fatti 29 sempre lo stesso Ciro Immobile ne ha fatti 29 nella stagione 17-18, quindi comunque per dare comunque la misura di quanto bene stia facendo pure Ciro Immobile con tutti questi gol. Pensa, in questa classifica ci sta 3 volte Immobile e 3 volte Signore, e Immobile si sta superando sul suo record. Sì, nomi importanti, Immobile, Crespo, Signori, Chinaglia, quindi 14 partite ancora da giocare dopo Lazio-Inter, quindi... Gli mancano 10 gol per superare il record di Higuain. Eguagliarlo. Beh sì, e i gol di Immobile sono strettamente connessi poi con il cammino prospero sulla Lazio, quindi laddove dovesse proseguire significa che la Lazio rimane in punto così in alto, quindi. Ma fa solo rigore. Che non c'erano. Giustamente che non c'erano, però sempre vabbè. Lazio Page ci fa notare che la classifica delle ultime 19 giornate dei 5 campionati top d'Europa, primo è Liverpool con 55 punti, secondo la Lazio con 49, terzo il Paris Saint-Germain 47, quarto il Barcellona 45, Juventus 44, Real Madrid 42, Marsiglia 41, insomma siamo secondi in classifica pure in Europa, eh? No, però tra 6 punti riprendiamo il Liverpool. Abbiamo perso i conti della scartatoria. No. Gli aggiornamenti li diamo sempre. Quindi, a parte questa settimana, non ho guardato se ha segnato. Oh, ok. Quanti? Uno o due? Uno. E allora, vabbè distanze invariate. Sì, ma solo rimane tutto come prima. Un gol per parte. Più che altro allunga sulla classifica marcatori in Italia, perché Ronaldo e Lukaku sono stati a secco. Quindi. Al di là della scarpa d'oro, lui sta comunque certificando lo strapotere in questa stagione nella classifica marcatori di Serie A. Ronaldo e 7 da Lukaku. No, però giustamente beh, come sì. Giustamente e come erano tutti i tuoi rigori pure quell'altro. Ah, sì. Gli mancano 3 rigori a Ciro. Ma anche Ronaldo mi sa che ne ha fatti almeno 6-7 sul rigore, quindi No, senza calcolare che 3 ne ha fatti tira Casedo e Luis Alberto. Sì, sicuro. No, più che altro per ritornare al discorso quella della classe. Pure quella Correa ha fatto. No, quello era uscito purtroppo. Sì, allora, ci sta facendo cenno anche in malo modo Antonio che dobbiamo... No, in malo modo non è corretto. In malo modo, sì, sta insultando. Serie B, abbiamo un collegamento. No, il primo collegamento no, è con un ospite che interviene sempre al Nido delle Aquile. Ritardo, giustamente, sì, sì, 21:37 stasera siamo stati un po' indisciplinati, abbiamo un po' interrotto la tradizione che negli ultimi periodi ci vedeva molto puntuali. Sì. Il 21:37, il Nido delle Aquile, ci sentiamo fra poco, siamo su Radio Roma Futura. Ciao Simone. Ciao. La parola scudetto adesso non ti fa più paura, immagino, dopo questa serata? No, chiaramente
Abbiamo fatto una grande gara contro un'ottima squadra.